Eccoci pronti. Vediamo chi è il primo rigorista. Barbieri. Parte il progresso Barbieri contro Maiaggi. Prevede in corsa. E segue. Progresso 1, Piacenza 0, il primo rigore, e adesso ci sarà il primo rigorista del Piacenza a sfidare Cheli. Ecco qua. Il nostro goleador. È la battuta Doia. Il goleador fino a questo momento, lui per il Piacenza. Il portiere che li intuisce la direzione, ma il tiro, una rasoiata verso l'angolino, che risulta in pratica imprendibile. 1-1. E adesso è la volta per il progresso di Rossi. Rossi contro Maianti. Anche questo era anche abbastanza centrale, eh? Sì, però l'ha spiazzato. Due a uno. E adesso per il Piacenza, dal dopo Rossi e Rosso. Rosso. Ha calciato fuori Rosso. Rosso ha calciato fuori, quindi progresso in vantaggio 2-1. Troppo sull'esterno. Adesso Matta. Allora abbiamo adesso sulla... Ecco. E andiamo sulla 3-1. Era Matta, questo Matta. Per il Piacenza con Chiri Costa. Chiri Costa. Colpito malissimo il pallone con il corpo all'indietro al momento dell'impatto. Ai ai ai. A questo punto diciamo che dopo il Forlì, dopo il Forlì anche Piacenza su questo campo non ha raccolto niente. Seppure calci di rigore. Certo, certo. Però sarebbe un'altra vittima illustre sul campo di Castelmaggiore. E questo Maianti ha preso
Presidente vorrebbe trasformare questo rigore per tenere vive le speranze e andare sul 3-2 sull'ultimo calcio, andare sul 3-2, vediamo. Ecco qua l'esultanza dei giocatori, della Progresso che superano il turno di Coppa Italia. Prodezza di Cheli che ha intuito e ha parato un calcio di rigore ben piazzato. Finisce 3-1 dopo i calci di rigore e dallo stadio di Castelmaggiore tutto. Vi ringraziamo di aver seguito questa telecronaca Facebook qui dal campo di Castelmaggiore. Ciao. Grazie. A tutti. Buona serata. Ciao.